Siamo veramente contenti. Ci piace anche il fatto che si mantiene ancora questo spirito, che era uno spirito che nella prima fase abbiamo visto fortissimo. Poi chiaramente la stanchezza di tutti, la nostra compresa, riduce un pochino questa volontà, ecco, di partecipare. È nei giorni in cui il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo sta lentamente ma costantemente vedendo aumentare il numero dei pazienti ricoverati che arriva l'ennesima dimostrazione di generosità e solidarietà da parte degli aretini. La rianimazione ha infatti ricevuto in dono 3 nuovi monitor per seguire i pazienti. Abbiamo aderito a una richiesta del dottor Ferri, abbiamo coinvolto i Nasi Rossi che ne hanno donate due, è stata coinvolta anche un'azienda, la Reditex, che ci ha dato il contributo e oggi doniamo 3 monitor multiparametrici per questo reparto, diciamo in questo momento molto importante. Già per noi è diciamo, un sacrificio dover stare fuori dall'ospedale, non poter stare vicino né ai bambini né ai pazienti oncologici. Quindi abbiamo trovato questo modo per far sentire la nostra presenza. Lavoriamo nel territorio, ci sembrava giusto fare il nostro contributo in un momento di questo tipo qua, e quindi c'è stata la possibilità e ben volentieri abbiamo accettato. Un'importante tecnologia che andrà così in aiuto a chi ogni giorno combatte il Covid in prima linea in un momento indubbiamente critico come quello attuale. Al momento siamo dentro il San Donato, siamo sui 110-115 pazienti Covid ricoverati, 17 in rianimazione, il resto nella zona malattie infettive e pneumo, per cui è una situazione importante. Che è una situazione che mette fortemente in crisi tutto il sistema. Noi ora in questo momento abbiamo 21 posti letto organizzati. Al massimo nella prima fase siamo arrivati a 26, poi ci fu l'espansione su Nottola, ma lì era differente l'andamento, perché avevamo avuto la poussée acuta, per cui avevamo avuto una quantità di pazienti che entravano lo stesso giorno numerosa, per cui avevamo bisogno di posti letto immediati. Ora invece abbiamo una situazione che è differente da prima, per cui abbiamo un turnover di pazienti, anche se i numeri tendono a salire costantemente, perché siamo passati dai 8, che è il minimo 7 che abbiamo avuto, e siamo ritornati a 17.